Questo è tutto ciò che dovete sapere su True Blood in 1 minuto e 50 secondi. True Blood è una serie ambientata a Contenzo, un paesino di provincia americano popolato da vampiri veloci, lupi mannari muscolosi e fate sexy. A Contenzo vive Suki, una cameriera che sente i pensieri della gente, ma non quelli dei vampiri. Non riesco a sentirti. Bill, il vampiro moro, è il fidanzato di Suki. Vattene via! Anzi, lo era. Insomma, la loro è una relazione complicata. Anche Eric, il vampiro ossigenato, è innamorato di Suki. A te questo piace, lo sai. Un giorno Eric perde la memoria e bacia Suki. Wow! Jason, il fratello sciupa femmine di Suki, è innamorato di Jessica, la vampira di Hoyt, il suo migliore amico. Io ho fatto sesso con Jessica. Ma Hoyt ama le zanne, non le corna. A Bonfence vivono pure Tara, la migliore amica di Suki, e Lafayette, il RuPaul della Louisiana. Lafayette e il suo compagno Jesus praticano la magia nera. Ma vediamo cosa è successo nella quarta stagione. Pisciato sugli stivali sbagliati, amico. Alcide, il lupo mannaro palestrato, uccide Marcus, il capo dei lupi, ma si fa scappare il vampiro più cattivo di tutti i tempi, Russell Edgington. Fantastico! Arlene, collega di Suki, scopre di avere qualche problema col figlio appena nato. Tesoro, per fortuna sei salvo! Mentre Terry, suo marito, riceve una visita dal passato. Quell'uomo ti porterà un sacco di guai, dolcezza. Nel frattempo, Phil uccide Barney, la strega, il cui spirito si impossessa di RuPaul Lafayette, che in preda a una crisi ormonale accoltella Jesus. Molto triste. È proprio vero. Chi la fa, prima o poi l'aspetti, puttanella. Del resto nessuno vive per sempre, neanche i vampiri di True Blood. E non vi aspettate il lieto fine. A Eric torna la memoria e Suki sceglie di non scegliere. C'è soltanto un modo per risolvere la situazione, che io adesso me ne vada da sola. Mentre Tara sceglie finalmente di farla finita. Cosa succederà adesso? Dolcetta scherzetta. Reverendo Newman. Scopritelo nella quinta stagione di True Blood, il 23 ottobre in prima assoluta solo su Fox.